due sorelline che boom boom boom. E hanno, secondo me, hanno saputo miscelare bene sensualità e musica, certo. Sei d'accordo? Quindi adesso possiamo parlare con la Felice-S, so che tu sei molto preparata sul loro nuovo CD. Questo lo sanno ballare benissimo perché No, tu parlaci del Kama Sutra adesso che sei... Io non posso parlare, loro però lo possono ballare perché sono state ancora una volta protagoniste di questa estate. Ragazzi, devo bloccare! Ma tu devi parlare dell'album! Le chiamiamo insieme? Certo! Chi Paola! E Chiara! Paola e Chiara con noi! Sexy cha-cha-cha, Kama Sutra.
Paola e Chiara con noi qui a Melfi. Comandante. Grazie. Comandanti, buonasera. Grazie, Melfi. Buonasera, spostiamoci un po' da questa parte, sì, perché noi vorremmo presentare i nostri ballerini. Certo, certo, venite parlando. Ragazzi, venite, venite, venite. Allora, presentiamoli. Eccoli qui. Allora, sono Manuel. Manuel. Gennaro. Etienne e Luca. Grazie. Con voi due però, vieni, vieni. Sono un po' arrabbiato perché come mai non mi avete inserito nel vostro corpo di ballo? Che... Perché tu non c'eri. Ecco. Eri a Sharm el Sheikh. Brava, brava, vedo che sembra la risposta pronta. Ecco, io ho mancato il provino quel giorno. Hai mancato l'audizione, quindi... Il casting, eccetera. Esatto. Va bene, senti, devo dirvi invece che mi sono rimasto molto piacevolmente sorpreso. In un ristorante di Stoccolma, sì, ho visto una vostra foto. Wow. Ho visto una loro foto con... Non era un ristorante italiano, eh? No. Era un ristorante di... Non si capiva, svedese, e mi ha detto questo, mi ha detto... Ah, oh, Paola, chi ha? Oh, Paola, mi faceva dei versi. Cosa gli avete fatto agli svedesi voi? Beh, diciamo che la Svezia è stato il primo paese dove ha iniziato a muoversi qualcosa fuori dall'Italia, quindi sono stati un po' i primi a dimostrare di apprezzare la nostra musica fuori da qui. Ecco, io cercavo di ordinare e lui mi dice, ah, oh, Paola Chiara, oh, Paola. Vabbè, dico, però devo anche cenare, io dico, Paola Chiara, va bene, dico. Insomma, lì abbiamo... Bravi questi svedesi, meno bravi male. Bravi gli svedesi. Allora, attenzione, perché Paola e Chiara rimangono con noi. E a proposito di Svezia, c'è un pezzo che vi ha proprio proiettate, lanciate... In tutto il panorama internazionale, no, se non sbaglio? Sì, diciamo che era già partita con Vamos a Bailar, poi con Festival le cose sono andate ancora meglio. Diciamo. Avete consolidato. Esattamente. Avete consolidato. E adesso, casualmente, che cosa volete farci ascoltare? Anzi, cosa farete ballare agli amici di Melfi? Vorremmo Festival in una versione un po' samba mix, diciamo così. Allora, questo è tutto da ballare con Paola e Chiara, gran finale con... Festival! Grazie! Forza Melfi, fatevi sentire! Ancora di più! Vogliamo tutte le mani in alto! Sulle mani! Forza! Apri un barco di luce sui miei occhi, risvegliami. Profondo mi travolge.
Paola e Chiara, abbiamo terminato con un bellissimo festival. Ciao! Ancora un applauso! Ciao, grazie! Buonasera, arrivederci! Vabbè, è stato veramente un grandissimo finale, ecco, beh, non potevi non baciare queste due bellezze, caro Marco. No, beh, sai, il disco nuovo... Vabbè, sono tutte le occasioni, sono buone. Cos'è sto Kama Sutra? Senti, una...